Buona ragazzi, ciao a tutti da Nick Rega, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Italian Rice. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione trovate anche i miei canali social. E ultima cosa, se magari non siete già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente vi invito ad iscrivervi. E dopodiché vi ricordo anche che potete abilitare le notifiche tramite la campanellina. Ma questa cosa... non ci avevo mai fatto caso. Piccola cosa strana. Vabbè, allora ragazzi, dunque, questa è la villetta che ho, diciamo, allestito, no? Nel gameplay scorso, la mia nuova casa. E poi, vabbè, mi avete detto, Nick, guarda che è normale i pioppi. Diciamo che non mi sto ricordando la zona in cui è ambientata l'Italian Rice, ma comunque mi avete detto guarda che è normale che ci stanno i pioppi. E io dico raga, mi spiace che non lo sapevo, non ci sono mai, a parte la Sicilia sono stato giusto in Germania, quindi non è che so bene quello che ci sta in giro, insomma. Vabbè, comunque sia raga, andiamo a lavorare. Oggi ho messo un'altra mod, una mod che ci torna utile in questa mappa, visto che mancano parecchi punti vendita, mancano parecchie cose utili e importanti. Ho messo la mod che acquista qualsiasi cosa, perché è vero che ho messo questo, ho messo quello, però sempre qualcosa manca e non tutto si può vendere. Quindi ho messo una mod che trovate nel mod hub e che ovviamente anche in descrizione la trovate, vi lascio il link. Farmer Market. In teoria dovrebbe accettare tutto. A quanto ho letto dovrebbe accettare qualsiasi cosa. Questo è quello che ho letto, Ho letto accetta tutto tranne il metano. Vabbè che io metano non ne ho, quindi per quanto mi riguarda non è un problema. Ora il vero problema è dove lo metto sto coso, che qua è più che altro una specie di cava, non l'avevo neanche notata in precedenza. Potrei metterla qua, ma ci sta un po' stretto, a dire la verità. Potrei metterlo qui, raga, perché sinceramente non so dove piazzarlo. Qui ci può stare. Mi pare un buon posticino. Ok. Beh, non è che c'è molta scelta. Vamo così. Allora, vediamo un po', quindi mo nella lista punti vendita. Ecco qua, Farmer Market, vedi? Ok, perfetto. Farmer Market funziona. Quindi adesso, eccolo qui, Farmer Market. Così adesso abbiamo i punti vendita per tutto. Ci abbiamo quest'altro punto vendita, Farmer Market. Ma più che altro mi serve per quelle cose tipo paglia di riso. Non c'era un punto vendita, ora ce l'abbiamo. Adesso abbiamo almeno un punto vendita, quindi adesso so dove posso andare a vendere le cose che produco. Caspita, non c'era un punto vendita per il cioccolato, per la fragola non c'era, per i pomodori, per la lattuga non c'era niente. Ora abbiamo un punto vendita, perfetto. Almeno meglio di niente, no? Meglio di niente. Pane, soprattutto pane, che mi pare che lo stiamo anche a produrre. Anche se questo... ah, questo è l'altro punto vendita che ho messo io, che paga molto bene. Ok, la farina e quant'altro. Perfetto, ci abbiamo il punto vendita. Ora, ci abbiamo quindi qui per terra. Questa dovrebbe essere paglia di riso, no? Se ho capito bene. Quindi io vorrei raccoglierla e provare a venderla, almeno l'idea.
Mi pare che non abbiamo un cassone da carico, quindi me ne devo procurare uno. Lo piglio a noleggio, tanto. Perché debiti ne abbiamo, ma forse che debiti non ne abbiamo, perché sta mappa guadagno tanti di quei soldi. Difatti non ho debiti. Quasi quasi me lo vado a comprare. Tanto, i soldi se fanno. Cassone da carico. Un bel cassone da carico, bello, grosso. Ci abbiamo 160.000 euro. Prendo io questo. Cosa ho fatto? O lo piglio a noleggio. Forse lo piglio a noleggio. Metti che in futuro trovo una mod e poi almeno lo posso restituire. Ma sì, meglio a noleggio. Meglio a noleggio. Magari trovo una bella mod da portare. Perché poi va a finire che mi ritrovo con due cassoni da carico. Quindi va bene così, dai. Ok, ma mi serve un bel trattoruccio. Questo andrà benissimo. Si va in negozio, si prende il cassone da carico e si va a provare questo punto vendita. E che in una mappa come questa è indispensabile, visto che mancano i punti vendita, Farmer Market è indispensabile. Oltretutto ci sono altre mod simili, quindi quando ti mancano i punti vendita, tanto vale prendere un paio di mod più o meno simili e piazzare un po' di punti vendita qua e là. Difatti, forse che non ci sono tanti punti vendita. Aspetta, ma che sto a dire? Un momento, invece sì che ci sono i punti vendita, è vero, mi sono dimenticato una cosa. Una cosa abbastanza importante ho dimenticato, raga. È vero che in questa mappa non ci sono i punti vendita, però il gioco di base ce li ha i punti vendita e anche parecchi. Quindi non per forza dovevo prendere la mod, anche se a dire la verità sì, dovevo prendere la mod. Però volendo alla fine, perché io stavo pensando, caspita, punto vendita. Cioè, scarico questo, ne scarico un altro, metti che ne voglio parecchi. Ed effettivamente ce n'è parecchi come punto vendita. Cioè, come punto vendita abbiamo mercato agricolo che compra pane, pomodori. Cioè, di base ci stanno e come i punti vendita che posso posizionare in questa mappa. Quindi anche senza mod, comunque un punto vendita non manca. C'è anche l'impianto di riscaldamento a biomassa per vendere tutte quelle cose là. Sì che le devo pagare, però. Fast food. Beh, mo dipende io quello che produco più che altro. Cioè, c'è, la scelta c'è. La scelta come punti vendita c'è. Potrei mettere altri punti vendita, ma io l'unica cosa che produco è il pane. L'unica cosa che veramente sto a produrre è pane. E difatti stavo a dire, è comunque indispensabile, cioè la mod che ho messo adesso comunque rimane indispensabile perché ovviamente i punti vendita originali non è che mi comprano il riso, mentre la mod compra anche tutto ciò che è moddato, quindi ci vuole la mod. Però per quanto riguarda pane e tutte quelle cose lì che mancava il punto vendita di base, vabbè, per fortuna c'è un punto vendita. Allora, dunque, devo andare a crearmi in qualche modo almeno. Mi faccio questi qua. Ok, così c'ho il percorso che va in questo nuovo punto vendita adesso. Ok.
Com'è che si chiama? Farmer Market. Farmer Market. Più che altro giusto per segnarmelo, non per altro. Giusto per segnarlo, che poi ci mando l'operaio qua. Ok. E mo torna in farm, che dobbiamo raccogliere quella paglia. Allora, adesso andiamo a guardare un po' da vicino il punto vendita dei prodotti. Quindi questo è universale, compra qualsiasi cosa tranne il metano, l'unica cosa che ho letto. Farmer Market. Perfetto, e in una mappa come questa è indispensabile. È assolutamente indispensabile avere un punto di acquisto, un punto che compra come questo. Poi oltretutto questo mezzo messo qua ci sta pure alla grande. Pare quasi che è proprio di questa struttura, no? Pare che è di questo posto, eh. Ci sta alla grande, eh. Ci sta proprio bene qua. Allora, vediamo un po'. Hai finito? Hai scaricato? Che ha fatto? Ha fatto tutto, ha fatto bene. Noi tanto stiamo andando avanti a far farina di riso, tanto. A meno che il riso non viene pagato strabene, in quel caso. Oddio, mi sono dimenticato del salto. Perché di là non c'è. Dov'è il mouse? Eccolo. Ogni tanto il mouse sparisce nell'altro monitor, che ne ho due. Ogni tanto si perde sul monitor di sinistra. Allora, amico caro, aspetta, buono. Mo se mi raccoglie. Oh, me la raccoglie, meno male. Meno male. Quindi l'unica cosa che ci posso fare con questa... con questa paglia qua di riso è venderla. O gli animali, ma tanto non ne ho. E anche fosse... ne ho troppa. Anche fosse c'ho troppa erba. Scusa, de paglia, voglio dire. Quindi poi non la posso usare, credo, in nessuna mod, perché praticamente tutte le mod non la riconoscono come paglia. Credo che al massimo, cioè, io penso che in questa mappa l'unica cosa che ci posso fare con questa paglia di riso è due cose: o la vendo o gli animali come si chiama lì, come lettiera, e basta. Non vedo che altro ci potrei fare. Comunque, allora, qui che abbiamo? Vabbè, per ora non ho neanche bisogno di fare delle cartelle, tanto è poca roba. Casa Farm Market punto vendita. Anche se a dire la verità non sarebbe una cattiva idea segnare le cose. Usa cartelle, si applica. Non questo. Allora, vendite, produzioni, nicchia, multitasking, fa di tutto. Allora, forno è una produzione, farmer market è un punto vendita. A posto. Ok. Comunque, raga, mi sono segnato altre mod che mi avete consigliato. Ora cercherò di portarle appena possibile. E dunque, mi avete detto, Nick, è uscito un Same, mi pare che si chiama Fortis, me lo sono segnato, raga. E non lo so dove portarlo. Non l'ho voluto portare qua perché, a parte che qui siamo strapieni di trattori, non so che farmene.
E poi non lo so, perché non lo so, ma per Land of Italy in caso? Oppure non ci sta, per, non lo so, non so se si usa in Italia il Same Fortis. Ma comunque me lo so segnato, male che va lo porto sulla Alma. E poi mi sono segnato un'altra mod che mi avete consigliato, solo che non mi pare, non mi ricordo come si chiama, Lizard, Lizard qualche cosa, XL, forse TARDIS, non mi sto ricordando, ma comunque ho visto una trebbia, un cassone da carico, un po' di cose. Le porterò, raga. Oggi però volevo tanto risolvere il problema che non si poteva vendere la paglia qua. Ci abbiamo un bel carico, dovrebbe pagarmelo bene, ma bene per davvero. Allora, farina, non è paglia questa, normale questa, 124, bene il cavolo, vabbè, 124, ma contento, chi sta contento a gode. Saranno un 6.000 euro, sempre buoni. Ok, allora, dopodiché... Beh, caspita, è solo una questione di tempo, però alla fine a farci, cioè ci faccio tanti soldi con sta paglia, Ce ne faccio di soldi, è tantissima. Ok, mi pare che questo è l'ultimo terreno che manca da lavorare e poi forse che finalmente ci siamo tolti il pensiero. Ah, dai, fammi il pieno. A posto. Ovviamente faremo sempre farina, che è quella che vale, no, non che vale di più, ma che ci si fa poi il pane ed è quello che vale di più in confronto a tutto il resto. Comunque c'ho troppi terreni. Non lo so. Sinceramente sono troppi, forse che un po' mi conviene venderli. Non riesco a star dietro a tutti questi terreni. C'è troppo lavoro, troppa paglia, troppe cose. Non ce la faccio. Ah no, aspetta, è il cavolo che abbiamo finito. Ma ancora mancano questi terreni qua. Ah, quello è finito, ancora. Comunque mi converrà venderli. Sono troppi. Allora, vai di farina, di riso. Scarichiamo paglia di riso. E arrivano un po' di spicci. E se non era per questo, raga, il cavolo che ce la facevamo. Il vero problema è uscire. E che c'è qua? Ah, la donna in farm. A posto. Allora, abbiamo ancora un bel po' di soldi, sempre buono averli che non averli. Mi sto chiedendo, non abbiamo ancora preso le galline? O mi sbaglio? O cioè, io c'ho i vuoti di memoria, ma mi pare di no. Non ho le galline.
Però se non ricordo male non c'è neanche la mia mod, quella bella del recinto bello. Anche se più che la mia mod qui ci vuole una mod più adatta, perché la mia mod delle galline è più stile americano. Ci vorrebbe qualcosa un po' più all'italiana, qualcosa un po' più così. Magari troverò qualcosa di interessante. Allora, bello del zio, scarica su. A posto. Ok. Allora, riprendiamo con la raccolta della paglia. Abbiamo fatto 6.000 euro a viaggio. Qui c'è da fare un bel po' di viaggi. Non è che si guadagna molto, però... ...96%, 97%, 98%. Pigliamo sto 2% mancante. Bene, in pratica da questo terreno dovrei fare un 6 e 6 fa 12, 24, un 30.000 euro di paglia c'è, oh. Mettendo tutti gli altri terreni insieme, tipo un 100.000 euro di paglia, eh. Beh, mica male, considerando che paga solo 100 euro. Considerando che paga solo 100 euro ogni 1000, 120. Mo direi che mi vado a fare il percorso che va verso il mulino, così non ci devo sempre andare manualmente, ogni tanto ci mando qualcuno. Facciamo una cosa fatta bene. Ok, andiamo verso il mulino. E mo scarichiamo qua. E qua devo segnare mulino. Vediamo se riesco a fare il percorso che torna indietro. E mi sa di no. Pensavo che si poteva girare per di qua, cavolo. Chiesa qua. Ok, ho dovuto fare un giro un po' largo, ma ci siamo riusciti. E ci abbiamo anche questo percorso. Allora, aspetta, questo lasciamolo qua, che tanto devo andare a lavorare quei terreni là sotto. Andiamo a scaricare questo, finalmente. Altri 6.000 euro.
E vai così, raga. Allora, ragazzi, che dirvi? Secondo me vado a concludere il gameplay. Spero tanto che vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati, le mod, i social e tanto altro. Vi saluto, ragazzi, ciao, alla prossima!